Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capone di Follonica, la pista Antonio Armeni. Un giorno diverso, non è sabato ma è mercoledì 24 ottobre, si gioca anche in anticipo, sono le 19 in punto e la sfida è tra l'Impredil Follonica contro il Sandrigo Hockey. Una buonasera da Enrico Giovannelli, accanto a me come al solito. Maurizio Ceccarelli, ciao Enrico, buonasera a tutti. Ma è finita il power play, c'è il gol di Marco Pagnini, era rientrato Clodelli, Marco Pagnini però alza e schiaccia uscendo da dietro porta, quasi l'ha messa nel sacco, 1-0 Follonica dopo 7 minuti e 49, primo gol in campionato per Marco Pagnini. Può ripartire allora il giovane talento Giovanni Clodelli, 24 anni, ma il peperino, e c'è il pari di Claudio Selva Cacao sull'assist proprio di Clodelli, 11 minuti e 30 secondi, Cacao, quarto gol in campionato. Sì, vediamo, insomma, adesso è un altro minuto e mezzo di superiorità da sfruttare per il Follonica. E c'è il gol di Mario Rodriguez. Eh sì, era evidente che il Follonica avrebbe spinto sull'acceleratore, allora Mario Rodriguez l'ha messa nel sacco, 19 e 12 Rodriguez, anche lui torna al gol dopo Barcellona, 2-1 vantaggio maremmano, insomma anche chi esce dagli uffici deve un po' sistemarsi, magari a casa fare tutto in fretta e venire a vedere il match. Alla fine credo 200 persone ci siano. È dato il pareggio ancora di Claudio Selva Cacao, che ha preso il tap-in di Giovanni Menichetti, l'ha messa nel sacco, 21-18, 2-2, tutto da rifare. Sì, raggio, trova la consapevolezza di poter comunque giocare alla pari contro, e c'è il gol di Panini. Eh sì, torna in vantaggio però il Follonica, un minuto e 27 secondi, Davide Panini la butta nel sacco, aveva sbagliato una punizione nel primo tempo sullo 0-0, adesso Davide Panini sull'imbeccata, potrei dire con il contagiri, l'ha messa nel sacco. Già rientrare in gara, ecco, quindi Follonica deve stare attento, ecco il gol di Cacao, il terzo gol di Cacao. Eh sì, Claudio Selva, detto Cacao, la toccata di giustezza sulla conclusione della distanza e dunque si ristabilisce la parità, 3-3, 4 minuti e 10, Cacao, viene ancora Fede Pagnini, ma la difesa del Sandrigo, poi la carambola di Mario Rodriguez, ritorna in vantaggio il Follonia, però permetti Maurizio, questo è un gollonzo, 4-3 dopo 7 minuti e 53 secondi. È un gollonzo di Mario Rodriguez che nemmeno esulta, insomma, ha un gesto di stizza, dire, finalmente Follonica torna avanti per 4-3, ma insomma la partita ci dice che fino a questo momento è durato poco, sempre poco, troppo poco il vantaggio del Follonica. Bordignon, limite dell'area, mette in mezzo e c'è il pareggio del numero 6 Marco Poletto. Devo dire la verità, hanno rinculato, alla fine ha trovato libero sul secondo palo Poletto, che praticamente ha segnato a porta vuota, 12 e 32, 4 pari. Paghi, cercare Fede Pagnini, cercare Gelma, gol, David Gelma pazzo, si è girato in un fazzoletto, ha scaraventato sotto la traversa. Se possiamo nominarlo per la classifica dei più bei gol di giornata, organizzata da FISR Hockey, la federazione, questo va inserito sicuramente. Un gran gol di Gelma pazzo, il quarto in campionato. Un bellissimo gol. Recupera Stefano Paghi, poi Gelma, gol! Ancora un gol meraviglioso di David Gelma. Paz, una botta terrificante ad incrociare, anche qui mi sento di dire che Andrea Dalzotto poteva farci poco, quinto gol in campionato per Gelma e si va al time out. Marione Rodriguez è andato in contropiede, scambia con Stefano Paghi e chiude la disputa, gol di Rodriguez a 1-23, Follonica 7, Sandrigo 4.
Eh sì, era evidente che questa azione portava una conclusione facile. L'assist di Stefano Paglia, Mario Rodriguez. Ha sempre messo. Intanto c'è un altro gol, ancora cacao per il San Drigo. Non vuole morire, non vuole morire il San Drigo. 24 e 22 secondi, cacao, cacao. Fa 7 a 5, ma soprattutto fa poker. 4 gol più i 3 che aveva già segnato, 7 gol in campionato. Allora Mario Rodriguez in area, Rodriguez, gol! Gol sulla sirena di Mario Rodriguez! E quindi si chiude la partita sull'8-5. Ci sarà la rimessa in gioco, ma insomma Rodriguez, anche lui alla fine ha fatto 3 gol, mi sembra 4 gol, poche. Abbiamo detto di cacao, ma anche Rodriguez. Sì, 4 gol alla fine per Marione, buono, insomma, il giocatore. Reduce da questo infortunio, era importante anche per lui trovare subito la condizione e gol ovviamente.